HM meno K maggiore di S. Questo devo dimostrare. Riusciamo a dimostrarlo? Certamente sì, perché? Perché noi osserviamo che questo ramo, cioè il ramo che descrive l'energia di una corrente lenta, ha una inclinazione che è minore di 45 gradi, perché 45 gradi è l'inclinazione di questa bisettrice alla quale questo ramo tende asintoticamente. Allora, se questo ramo ha un'inclinazione che è minore di 45 gradi, e siccome questo ramo è caratterizzato da un dislivello in altezza pari ad S, allora io posso dire che questo segmento qua è proprio HM meno K, questo è maggiore di S. Bello, no? Sono sicuro che per adesso non siete d'accordo, però credo che sia interessante, sia appassionante, perché in effetti facendo un ragionamento sui termini energetici troviamo una risposta fisicamente osservabile. Quindi permettetemi di dire che è bello. Allora, morale, qui abbiamo un'altezza che è superiore a K più S, e fate attenzione, nel passare da sommità della briglia a monte della briglia io ho passato una di quelle colonne d'Ercole di cui vi dicevo prima, cioè ho affrontato il passaggio attraverso una condizione di corrente non gradualmente variata. Cioè, che cosa ho fatto? Attenzione, ho detto che la mia integrazione delle equazioni del Sevenant deve fermarsi in corrispondenza della briglia. Cioè, posso integrare le equazioni del Sevenant nel tronco compreso tra le due briglie, e non è detto che questo sia possibile, poi lo vedremo, ma l'integrazione si deve fermare in corrispondenza della briglia. E devo effettuare il passaggio sulla briglia con considerazioni di tipo diverso, questo vi ho detto. Ed è quello che io ho appena fatto, perché come ho fatto io a passare dalla briglia all'alveo? Ho imposto un'uguaglianza energetica, non ho applicato l'equazione di Sevenant, ho imposto che la corrente mantenga il proprio livello energetico a meno del dislivello della briglia. Quindi sono partito dall'energia che la corrente deve necessariamente avere per passare la briglia, ho aggiunto il dislivello della briglia su questo grafico e mi sono trovato l'altezza del monte. Che cosa ho fatto? Ho imposto un'uguaglianza di livello energetico. Quindi per passare dalla sommità della briglia a monte non ho integrato le equazioni di Sevenant, ho imposto un'uguaglianza dell'energia. E voi mi potreste chiedere, ma siamo sicuri che l'energia sia uguale? Certo che non lo è, però possiamo assumere che lo sia, perché è un passaggio talmente breve che ci possiamo permettere di assumere che l'energia sia invariata. Ecco, quindi mi raccomando, questo è un altro punto chiave che dovete notare. Non ho integrato le equazioni di Sevenant. Quindi per descrivere questo pezzettino di profilo qua, per descrivere questo pezzettino di profilo qui, aspettate che lo segni in quadro, io quel pezzettino non posso fare altro che rapportarlo a sentimento, non posso qui dire che sono le equazioni del Sevenant che descrivono questo passaggio che avviene nel giro di poche decine di centimetri. Quindi questo è un posizionamento a sentimento, e qualcuno ve l'avrà già detta questa parola, il profilo si raccorda a sentimento. Ecco, perché di fatto qui io non ho un'equazione valida a cui lo descrivo. Ecco, e questo procedimento deve darvi, servirvi da indicazione per rivelarvi un primo stratagemma. Quando non riuscite, perché avete delle discontinuità nella corrente, non riuscite a integrare le equazioni del Sevenant, ecco, la prima domanda che mi dovete fare è: va bene, le equazioni non riesco ad integrarle, però l'energia rimane invariata, sì o no? Se lo rimane, voi potete raccordare i profili in questo modo.
questo caso noi possiamo ipotizzare che l'energia rimanga invariata, perché il tutto avviene in uno spazio ristrettissimo. Ok, però intanto ho già raggiunto un importante risultato, che ho già tracciato il profilo sulla sommità della briglia e immediatamente adesso qui a monte ho corrente lenta e quindi posso facilmente tracciare il profilo ricordandomi quel diagramma dei profili del pelo libero in alveo a forte tendenza che ho tracciato l'altro giorno. Un secondo, questo va così, sì, così. Ecco qua. Allora, ricordandomi quel diagramma, e qui in che condizione sono io? Sono nella condizione in cui ho un'altezza HM maggiore dell'altezza di moto uniforme in corrente lenta, quindi il profilo che devo andare a prendere è questo qua. È l'unico profilo di corrente lenta in un alveo a forte tendenza. E allora io da qui che cosa faccio? Mi traccio il mio profilo e questo lo traccio integrando l'equazione di Servenant D su DS uguale a meno J, lo faremo in esercitazione. E questo profilo, se è libero di farlo, se ne va verso monte fino a raggiungere l'altezza critica con tangente verticale. Ripeto, se è libero di farlo, perché non è mica detto che questo profilo si verifichi. Adesso dobbiamo verificare che cosa succede a monte. Bene. Allora, il primo step l'abbiamo fatto. E ripeto, questo profilo lo possiamo tracciare con l'equazione, integrando l'equazione, è semplicissimo farlo, lo faremo in Excel o in R, come volete, è una banalità. E lo vedremo domani. Ok, allora adesso dobbiamo chiederci che cosa succede nell'altro pezzo d'alveo che ci rimane, e quindi a valle della briglia di monte. E dopodiché io ciò che succede a valle della briglia di monte lo posso trasferire a valle della briglia di valle. Intanto tenete presente che ciò che ho tracciato qui lo posso tracciare anche qua. Beh, chiaramente lo tracciamo leggermente diverso perché non ho spazio, però per la virtù delle assunzioni che ho fatto e in virtù della prismaticità, non penso che si possa dire, ma penso che ne capiate, dell'alveo, posso traslare. Bene, adesso mi rimane quindi solo questo pezzo. Bene. Allora, che cosa succede a valle della briglia? Dunque, intanto partiamo da ciò che sappiamo. Sulla briglia la corrente passa con l'altezza critica. Ecco, in realtà tenete presente che l'esperienza ci suggerisce questo, che siccome la soglia della briglia è larga, circa, può essere larga da 50 cm a 1,5 m, dipende dal tipo di briglia. Ecco, l'altezza critica si verifica più o meno all'ingresso della soglia, cioè nel momento in cui la corrente proprio trova la briglia, ecco, proprio nel momento in cui trova questo gradino, si verifica l'altezza critica all'ingresso della soglia, quindi al bordo di monte della soglia. Dopo che cosa succede? Che la corrente percorre la soglia della briglia, che è breve, questa percorrenza, 1 metro, 50 centimetri, 1 metro. Ecco, nel percorrerla l'altezza si abbassa. Queste sono osservazioni empiriche che ce l'hanno confermato. E quindi noi di questo ne dobbiamo tenere conto, perché è un abbassamento significativo che si verifica per effetto della cosiddetta chiamata allo sbocco. Quindi la corrente che si trova in altezza critica a monte della soglia, poi a valle non c'è nulla se non la cascata, ecco, la corrente viene risucchiata da questa chiamata allo sbocco. E quindi l'altezza al bordo di valle della briglia è inferiore a K. L'esperienza ci suggerisce che l'altezza al bordo di valle della briglia è pari a 0,7 K. Sono curioso, sorridete perché ho detto qualcosa di diverso dai miei colleghi o no? No. Ah, ok.
Bene, perdonatemi la curiosità. Bene, allora, praticamente, come vi ho detto, dovete tenere presente quindi questo fatto, che qui abbiamo un'altezza allo sbocco. Adesso qua purtroppo comincia a essere tante le cose scritte, comunque adesso lo scrivo perché non voglio non scriverlo. Questa è 0,7 K. Ecco, questa, ripeto, è una considerazione sperimentale, quindi non c'è spiegazione teorica per questo, o meglio, non c'è soluzione teorica per calcolare quello 0,7 K. La spiegazione è la chiamata allo sbocco. Ok, ecco, per noi è importante capire qual è l'altezza in uscita della vena. È importante perché noi adesso dobbiamo studiare che cosa succede a valle della briglia, e la prima domanda che ci dobbiamo porre è: dove atterra la vena? Quindi abbiamo bisogno di sapere dove atterra. E allora, per sapere dove atterra la vena, abbiamo bisogno di sapere la velocità di uscita. E per sapere la velocità di uscita dobbiamo sapere l'altezza di uscita. E adesso facciamo questo calcolo, quindi. È un calcolo semplice, però in realtà... Adesso cancello questi profili che poi non dovete cancellare, ovviamente, perché mi serviranno dopo, posso cancellare anche questo. Allora, vediamo di fare adesso un dettaglio, un granito della briglia. Allora, qui abbiamo detto che la vena passa con 0,7 K. Ecco, noi dobbiamo calcolarci la distanza L1 dove la vena atterra. Infatti, 0,7 K lo scrivo qui, dove la vena più o meno ha un andamento di questo genere. Ecco, noi dobbiamo calcolarci questa distanza L1. Allora, per prima cosa bisogna trovare la velocità di uscita. La velocità di uscita la chiamo VO, velocità orizzontale. Questa è uguale a U diviso 0,7 K per D, in virtù delle assunzioni fatte. E quindi questa è la mia VO. Bene, allora L1 sarà semplicemente dato da VO per T. Il problema è che T non lo conosciamo. Allora, adesso dobbiamo calcolare che cos'è T. È il tempo di caduta. E a calcolare il tempo di caduta. Allora, tenete presente che noi possiamo tranquillamente assumere che la velocità verticale in uscita dalla briglia sia 0. Quindi adesso immaginiamoci di calcolare con un diagramma lungo l'altezza della briglia S, di calcolare con un diagramma VO. Allora, questo è VO. Allora, se io voglio disegnare in un diagramma la velocità, scusate, di V, velocità verticale, quindi ho sbagliato il termine, la velocità verticale della vena all'uscita della briglia, non possiamo assumere nulla. Poi, chiaramente, all'uscita, nel momento in cui esce, la vena comincia a cadere, la sua velocità verticale aumenta. Allora, però, noi possiamo assumere che alla... aspettate un secondo, perché fatto così questo grafico non rende bene. Allora, se quello è S, secondo me dovrei fare il contrario. Sì, devo invertire l'ascissa con ordinate, scusatemi. Allora, praticamente devo, perché la variabile indipendente è S. La variabile indipendente è S, quindi la metto qui. S. E la variabile dipendente è V. Di velocità verticale. Allora, la velocità verticale per S corrispondente
immaginiamo di misurarlo dalla sommità, allora immaginiamo che questo punto sia corrispondente alla sommità della briglia e c'è una velocità verticale che è uguale a zero. Allora, dopo che cosa succede? Sostanzialmente la corrente comincia a cadere, la velocità verticale aumenta e aumenta con una legge di tipo velocità verticale uguale g per t, dove t è tempo di caduta. Quindi praticamente alla nel grafico ha una altezza pari ad S, avremo una velocità verticale pari a g per t. T è ancora incognito, eh? Cioè noi la velocità verticale di fatto della corrente ce l'abbiamo pari a zero alla sommità della briglia e poi nel momento in cui a terra la corrente ha una velocità verticale pari a g per t. T però è ancora incognito. Ecco, qual è la velocità media quindi verticale di caduta nel tempo t? Allora c'è una variazione da 0 fino a gt e questa variazione è lineare, quindi se volessi calcolarmi e devo liberare dello spazio, se mi voglio calcolare la velocità verticale media, questa è uguale a 1/2 gt. Adesso sto semplicemente ripetendo la dimostrazione che avete fatto in fisica del tempo che ci mette un grave che cade nel vuoto in verticale a raggiungere terra. Quindi sto semplicemente ripetendo quello, non è nulla di nuovo. Bene, allora quindi andiamo avanti perché il mio obiettivo qual è? Quello di ricavare t. Io ho bisogno di ricavare t per poterlo inserire qua dentro, calcolarmi L1. In funzione della velocità orizzontale che ho calcolato conoscendo l'altezza di uscita. Quindi il mio obiettivo da questa dimostrazione che adesso sto facendo è ricavare t. Bene. Allora, una volta nota la velocità verticale media, posso scrivere che S è uguale, ovvero la distanza percorsa in verticale è uguale alla velocità verticale media per t e quindi S è uguale a 1/2 g t quadro e quindi a questo punto, siccome è tutto noto tranne t qua, posso scrivere che t è uguale alla radice quadrata di 2S su g. Calcolo di L1 è risolto, volendo lo posso anche esplicitare ma direi che non è necessario, basta andare a sostituire in questa relazione per t questa espressione radice di 2s su t e per d0 questa espressione. Quindi L1 l'abbiamo calcolato e possiamo andarlo a evidenziare qui. Lo faccio più corto, L1, e adesso posso quindi disegnarmi questa parte del profilo, la vena a terra, eccola qua.
Allora, attenzione, ho incognita però l'altezza d'acqua al momento dell'atterraggio. Questa altezza d'acqua è pari a HV, altezza di valle, e dobbiamo calcolarla. Vedete che io adesso l'ho indicata quale altezza inferiore all'altezza di moto uniforme, l'ho fatto perché conosco il risultato che adesso vado a illustrarvi. Allora, come calcoliamo quell'altezza di valle HV? Ci sono dei dubbi? Sto anche consultandomi, se sono dei dubbi chiedetemi. Allora, l'altezza di valle HV è ancora questo grafico che mi dà la risposta, perché io conosco il livello energetico. Il livello energetico posso assumere che sia invariato, cioè posso assumere, siccome la corrente cade nel vuoto, che non perda energia durante questa caduta. Quindi io posso assumere che il livello energetico della corrente sia il medesimo che la corrente ha a monte della briglia. E quindi posso in questo grafico andare a prolungare questo livello energetico fino a trovare un'altezza di corrente veloce che è inferiore all'altezza di moto uniforme, perché l'energia è superiore, e questa altezza è proprio la mia HV. E io nel frattempo ho già visualizzato qui con altezza inferiore all'altezza di moto uniforme. Chiaro. Adesso chiaramente sono consapevole che è un argomento che richiede un minimo di gestione, però mi piacerebbe sapere se ci sono dei dubbi evidenti, in modo che ne discutiamo. No, c'è la riduzione del progettino che ha trattato sempre. Sì. Allora, di fatto. Sì. Ma allora, di fatto, questa lunghezza è originata da una chiamata allo sbocco, per cui la corrente di fatto risente di questa chiamata allo sbocco e non riesce a stabilire l'altezza di corrente lenta immediatamente a monte del gradino, perché c'è questa chiamata allo sbocco. È una lunghezza che dipende ovviamente dalle caratteristiche idrauliche della corrente, però io se dovessi dare un'indicazione direi per un alveo montano classico direi che è un metro. Sì, è chiaro che cambia un po' il profilo, però se voi fate la prova, magari domani esercitazione la potreste fare, no? Provate a spostarvi di 2 metri, è chiaro che il profilo, se lo fate partire più a monte, lo trovate leggermente diverso, ma sono delle differenze di pochi centimetri. Allora, adesso mi rimane un'ultima cosa da tracciare, il raccordo tra questa altezza di corrente veloce di valle e il resto dell'alveo. E se vi ricordate quei profili che ho tracciato prima, c'è un solo profilo di corrente veloce in alveo a forte pendenza che parte da altezza inferiore all'altezza di moto uniforme, come si verifica in questa situazione. Ed è un profilo che tende asintoticamente all'altezza di moto uniforme. Quindi questo è il profilo di corrente veloce che mi permette di spostarmi verso valle. E non è detto che si verifichi, perché adesso vi è chiaro che qui, in questo tratto d'alveo, possono coesistere due profili. C'è una corrente lenta che da valle risale verso monte e c'è una corrente veloce che da monte scende verso valle.
possibile una sovrapposizione tra i due profili. E adesso quindi noi dobbiamo risolvere l'ultimo quesito, cioè raccordare quei due profili. Che cosa succede nella realtà? Allora, intanto vi faccio vedere che mentre il passaggio da corrente lenta a corrente veloce ho potuto risolverlo semplicemente passando la lentezza critica, perché in questo caso mi era possibile, vedete, ho imposto l'altezza critica qui, ho trovato un'altezza di monte poco superiore e quindi il passaggio dalla corrente lenta di monte a quella veloce di valle è avvenuto attraverso il passaggio dell'altezza critica. È possibile questo passaggio perché c'è continuità tra i due profili. E qua invece vedete che c'è un gradino da superare, cioè non ho di fatto la possibilità di raccordare questi due profili attraverso il passaggio dell'altezza critica, perché io non ho il profilo a disposizione qua in mezzo, non si può verificare, fisicamente è impossibile. Non ho qui in mezzo a disposizione un profilo che mi consenta di raccordare quei due, perché l'unico profilo che io avrei a disposizione qui in mezzo è un profilo di questo genere. E questo profilo non mi permette di raccordare. Allora, che cosa succede qui? Beh, intanto facciamo una considerazione fisica. Intanto, questi due profili potenzialmente possono sovrapporsi, io vi ho detto prima, ma ce n'è uno di corrente lenta che risale da valle e ce n'è uno di corrente veloce che da monte scende. A un certo punto questi due profili si incontrano. Ecco, dove si incontrano? Beh, vi faccio una considerazione intuitiva. È chiaro che più è alta la briglia e più quel profilo di valle ha forza di risalire verso monte. Cioè, è chiaro che noi possiamo intuire che se la briglia fosse molto bassa, quella di valle, alta a sufficienza da indurre questo passaggio in corrente lenta, però non tanto alta, è chiaro che la corrente lenta avrebbe poca forza, no? Cioè una corrente lenta che risale un po' verso monte, ma poi non ha più la forza di risalire. Mentre invece se io alzo la briglia di valle, è chiaro che a valle si forma un muro d'acqua, questo muro d'acqua, per effetto del suo stesso peso, viene indietro, no? Ecco, allo stesso modo, provate a pensare a questa corrente veloce di monte. Questa corrente veloce, immaginatevi se è proprio velocissima. Se è velocissima, che cosa fa? Proprio fa sparata verso valle, no? E ci va con molta forza. Se invece la sua velocità fosse più ridotta, questa corrente ha poca forza. Allora, a un certo punto, questi due profili si incontrano. Vedete che si incontrano, no? Comunque si incontrano. Allora, dove si incontrano? Ma si incontrano dove le loro forze si equivalgono, cioè le loro spinte si equivalgono. Se la corrente lenta è molto alta a valle, questa risale a monte perché spinge molto. Se la corrente veloce è molto veloce a monte, questa va forte verso valle e butta la corrente lenta verso valle. Ecco, questa considerazione intuitiva mi permette di dirvi che per studiare il passaggio da corrente veloce a corrente lenta, perché questo deve verificarsi qui prima o poi, ecco, così come abbiamo studiato nell'altro caso la conservazione dell'energia, qui dobbiamo fare appello a un concetto diverso, che è l'uguaglianza della spinta idraulica delle due correnti. Quindi per studiare quel passaggio da corrente a corrente lenta, noi dobbiamo studiare l'eguaglianza della loro spinta idraulica, perché così si regolano quelle due correnti. Se quella di valle spinge verso monte, risale. Se quella di monte spinge verso valle, scende. E noi possiamo intuire questo concetto di spinta, perché nella corrente lenta vi ho detto il proprio peso, no? Quindi la corrente lenta è pesante, se la alziamo molto è pesante, quindi spinge all'indietro. La corrente veloce spinge invece con la propria velocità, se è molto veloce
spinge verso valle, quindi è intuitivo che c'è questo effetto di spinta che adesso noi andiamo a quantificare analiticamente scrivendo l'espressione per la spinta idraulica di una corrente che voi avete studiato in idraulica, meccanica dei fluidi, che dir si voglia. E io vi scrivo questa formula che infatti prevede due componenti, una componente idrostatica, cioè dovuta proprio al peso della corrente, e una componente dinamica dovuta alla propria velocità. E vediamo quindi di scrivere questa formulina che voi dovete imparare a memoria, che avete studiato sicuramente in passato, ma adesso bisogna che ce la abbiamo ben presente. Me la scrivo per sezione rettangolare perché è un po' più semplice da ricordare. Allora, la spinta idraulica della corrente è uguale a 1/2 gamma h quadro, è una spinta che la scrivo per sezione rettangolare per unità di larghezza, ok? Più, qui c'è la componente, vedete che questa è una componente di spinta, è legata esclusivamente all'altezza della corrente, non alla velocità. Quindi è una componente che prevale per le correnti lente, che sono più alte. E poi abbiamo la seconda. La seconda la possiamo scrivere ρ, densità di massa dell'acqua, per, aspettate un secondo, allora, un piccolo al quadrato diviso h. Allora, aspettate un attimo per voi sbagliarmi, adesso avrò qb, quindi ρ quadro diviso a, ρ piccolo diviso h, sì. Però dunque va bene così. Allora vedete che questa è la componente di come vi ho detto di spinta dovuta proprio al peso, questa è la componente di velocità, perché vedete che qui un quadro diviso h praticamente la possiamo anche scrivere in questo modo, la possiamo scrivere come ρ più piccolo per v della velocità. Ecco, queste due componenti variano al variare dell'altezza d'acqua, cioè la spinta varia al variare dell'altezza d'acqua, quindi noi cosa potremmo fare? Ma facciamoci un grafico, no? Spinta al variare di h. Allora, cosa possiamo intuire guardando questa relazione? Per h tendente a 0 abbiamo che la spinta tende a infinito, perché tende a infinito questo secondo termine. Il primo tende a 0, ma il secondo tende a infinito. Perché vedete che qua c'è diviso h, se h lo faccio tendere a 0 la spinta tende a infinito. E se h tende a infinito che cosa succede? Tende pure a infinito la spinta, perché è il primo termine che tende a infinito. E allora ci sarà un minimo in mezzo, no? E a questo grafico, infatti, è un grafico fatto più o meno così, e si dimostra che il minimo è proprio in corrispondenza dell'altezza critica. Su questo ramo dovrei fare risalire un po' di più. Allora, su questo grafico, una volta che ho visualizzato l'altezza critica, posso visualizzare l'altezza di moto uniforme e posso visualizzare anche HV, che è minore di quella di moto uniforme. E quindi mi trovo subito l'espressione delle spinte corrispondenti. Ecco. Poi posso visualizzare anche su questo grafico la spinta della HM. Allora, andiamo a cercare di capire che cosa succede in questo tronco d'albero. Allora, la corrente veloce parte da una spinta che è appunto questo SHV e poi dopo raggiunge
l'altezza di moto uniforme asimmetricamente. Quindi praticamente in termini di spinta la corrente veloce nel tratto compreso tra le due briglie fa questo viaggio. La corrente lenta invece che viaggio fa? Guardate, parte da HM e va verso la critica. Quindi la corrente lenta, lungo il tratto d'aria, fa questo viaggio. Ecco, partendo da questo grafico, se ci ragionate, capite che esiste necessariamente un punto nel tratto d'alveo compreso tra le due briglie in cui le due spinte si equivalgono. E domani in esercitazione ce ne renderemo conto che esiste necessariamente un punto dove le due spinte si equivalgono. Se la situazione è questa, ovvero se la spinta della corrente lenta di valle parte da un livello superiore rispetto alla spinta della corrente lenta di monte, della corrente veloce di monte, se la situazione è questa, esiste necessariamente un punto dove le due spinte diventano uguali. Ecco, io ci ho messo un set avanti, ci ho detto se si verifica questa situazione, adesso tra 3 minuti vi dimostro perché è così, cioè perché si verifica quella situazione, cioè perché questa spinta della corrente lenta è maggiore della spinta di corrente veloce.